Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi vedremo come trasformare il vostro multimetro in un cercafili per muri. Ma prima iscrivetevi al mio canale. Se possedete un multimetro come il mio con il selettore di corrente alternata ed una portata di 2 volt massimi in alternata, potete realizzare questo efficace cercafili nei muri. Così magari prima di fare buchi col trapano eviterete di prendere il fatidico cavo elettrico. Quello che vi occorre è un rotolo di cartone del filo elettrico di circa 1 metro di lunghezza per 2 mm di spessore. Iniziamo avvolgendo il filo elettrico attorno al rotolo di cartone fino a formare una sorta di bobina. Questa sarà l'induttanza che andremo a collegare ai terminali del nostro multimetro per realizzare il sensore di campo elettrico che ci permetterà appunto di rilevare il cavo elettrico nel muro. Stringiamo bene la bobina in modo tale da avere un assieme compatto e applichiamo una pinza per tenerla ferma. Nel frattempo prendiamo del nastro isolante, io nel mio caso ho utilizzato del nastro carta, e andiamo a bloccare i fili sulla loro sede. A questo punto il nostro sensore è bello e pronto. Possiamo andare ad innestare i 2 capi del filo sui 2 connettori d'ingresso del multimetro, il più e il meno dove si rileva normalmente la tensione, e vedere che già il nostro multimetro capterà del campo elettrico presente intorno a noi. Un bel pezzo di nastro isolante per bloccare il tutto ed il nostro cercafili nei muri è pronto. Passiamo alla prova. Accendiamo un cavo elettrico nelle vicinanze e vedremo il valore sul display mutare al variare della vicinanza del nostro sensore al cavo elettrico. Ecco qui che il nostro cercafili elettrici funziona perfettamente. Chiaramente deve esserci la corrente elettrica nel filo. Passiamo al nostro muro. La linea tratteggiata individua un corrugato contenente un filo elettrico presente sotto traccia. E vedete come il multimetro, passando sopra alla linea tratteggiata, cambia la rilevazione del display indicandoci appunto la presenza di un cavo elettrico. Questo sistema ci consentirà di evitare di fare buchi e di prendere cavi elettrici nei muri. Grazie a questo sensore potremmo anche individuare cavi elettrici interrotti per poterli riparare agevolmente. Bene, a me non resta che invitarvi ad iscrivervi al canale e darvi appuntamento naturalmente alla prossima volta.